Ok, dovremmo esserci. Sì, siamo live. Bene, buonasera e bentornati in Via Manzoni 13, qui a Lecce, nella mia stanza. Benvenuti a Ista Jazz, puntata numero 4. Sì, siamo già alla quarta puntata, è passato un mese. Esordisco sempre ringraziando tutte le persone che stanno contribuendo a queste pillole con le loro domande e con i loro interventi. Grazie. Già che vi anticipo che nelle prossime 2 settimane la programmazione subirà una piccola accelerazione. Non ci vedremo più soltanto domenica, ma alle 18, ma ci vedremo anche il giovedì alle ore 15:30, per cui per le prossime 2 settimane ci vedremo il giovedì alle 15:30 e la domenica alle 18. Per cui iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Quindi, Ista Jazz, conversazioni semiserie sul mondo della chitarra jazz. Abbiamo avuto tanti ospiti, tanti gli spunti interessanti in queste puntate, però il primo dato importante che in questi giorni si è parlato molto è stato proprio il fatto che già con questi ospiti si è potuto sottolineare quanto il mondo della chitarra jazz in Italia sia vivo, non solo, ma sia anche così variegato. Perché abbiamo con una produzione artistica molto differente e quindi un'offerta veramente varia. E questa è già una cosa su cui c'erano dei dubbi all'inizio. Quando si parlava di fare Ista Jazz, no, vabbè, ma chitarra jazz, chi la segue? No, se... Non è vero. Facciamo un proselitismo. Scusatemi, io rido perché c'è. Saluto Alberto e altra gente che già sta interagendo con noi tramite i messaggi. Quindi andiamo al dunque, perché altrimenti inizio a fare chiacchiere e quindi già la trasmissione si dilunga. Oggi abbiamo un ospite che, in questo caso, la parola che mi viene da associare a quest'ospite è una parola su cui si potrà discutere tanto. Non è un valore assoluto, e anzi dà parecchi spunti di riflessione. La parola in questo caso è tradizione. La produzione di questo chitarrista è molto legata alla tradizione, non che la produzione degli altri ospiti non sia legata, e già qui si apre, ci si aprono già una serie di commenti e di idee discordanti. Però perlomeno quando si parla di questo chitarrista, quasi sempre si dice, ah, ok, la tradizione, lo swing, la old school. È un chitarrista che ha avuto anche un'enorme importanza per quanto riguarda la divulgazione di questa musica. E vabbè, mi fermo e ve lo presento subito, così iniziamo a chiacchierare. Questa sera abbiamo con noi Guido Di Leone. Guido, ci sei? Io ci sono. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao Guido, Grazie per buonasera. la bella presentazione. Ma Ciao. riesci a sentirmi? È tutto perfetto? Io ho qualche delay. Tutto ok di là come audio? Sì, ti sei abbastanza bene. Vabbè, c'è qualche intermittenza ogni tanto, ma sappiamo che è normale. Perfetto, perfetto. Allora iniziamo innanzitutto ringraziandoti di questo tempo che ci stai dedicando, Guido, e benvenuto. Poi insomma, Grazie. con te è un po' difficile, vabbè, è stato difficile con tutti essere imparziali perché alla fine questa Ista Jazz è nato proprio col voler incontrare le persone che nel mio percorso di studio artistico hanno avuto tanta importanza, no? Ma nel tuo caso, ahimè, hai la responsabilità, o la responsabilità o in senso positivo o in senso negativo, di avermi avuto come allievo, cioè, peggio per te, insomma, hai avuto questa cosa. Uno dei migliori miei allievi, Sì, sicuramente. uno di quelli con la parlantina più veloce, dai, giriamola così. Allora, dicevo, per cui
quando pure in questa settimana si preparava questo incontro, tantissimi ricordi e tantissime storie di cui spero in quest'oretta sarà veramente piena. Vabbè, ciancio alle bande e andiamo avanti. Innanzitutto, sì, è vero, arrivano delle notizie positive, no? In questi giorni, sicuramente dalla prima trasmissione di Stagese fino adesso tante cose sono cambiate. Non è ancora, è ancora prematuro usare la parola via d'uscita o comunque è presto, però sicuramente inizia a vedersi una fine, seppur lontana. Come hai vissuto la quarantena, Guido? Che impatto ha avuto sulla tua musica, sul tuo lavoro o con la tua vita in generale? Ma guarda, un po' come tutti sono chiuso a casa, ovviamente. Io ho una compagna e una bambina, per cui il fatto di essere a casa, intanto mi ritengo fortunato di essere in salute e con una bella famiglia con cui ci divertiamo anche durante la giornata. E penso spesso invece a chi è solo o chi ha problemi di coppia e vive insieme, e ci sono insomma parecchie situazioni molto più complesse della mia. In realtà, nonostante noi usciamo tutte le sere, perché poi avendo il jazz club ormai aperto da poco, io sono abituato a stare tutte le sere fuori casa, però il fatto di rimanere anche a casa comunque dà i suoi benefici, stai più in famiglia, riscopri alcuni valori. Ho messo a tutti i miei dischi, che sono tantissimi, con qualcuno lo vedete alle mie spalle. Bellissimo. Sto ascoltando tantissima musica. Devo dire, non sto suonando tantissimo, non sto componendo, non ho composto nulla, però sto studiando, come faccio spesso, degli standard nuovi. Infatti oggi forse ne suonerò uno che non suonavo veramente da tantissimo, che ho rimesso un pochino in sesto. E poi mi sto dedicando un po' al pentagramma, alla mia scuola di musica, insomma, puoi capire, mandando un sacco di dispense ai ragazzi, cercando di coordinare un po' gli insegnanti per quanto riguarda le lezioni online. Poi mi stanno invitando spesso, insomma, in situazioni come questa, a cui non sono tanto abituato, perché io sono tecnologicamente veramente un disastro, non avendo mai usato nemmeno un effetto per la chitarra. Quindi immagina, io non ho un computer. Ora sto usando l'iPod di Francesca, che è la mia compagna, per cui sto veramente messo male. Però, grazie all'aiuto degli amici e chi come te, insomma, riesce a darmi direttive, non sono uno contrario, sono soltanto negato. Diciamo che mi dedico sempre più ad altro. Tutto sommato... Dimmi. No, non sentivo usare la parola iPod da parecchio, infatti. Sto scherzando, Guido. Va bene, benissimo. Allora, hai usato già in queste piccole in questo piccolo intervento hai usato delle parole che sono molto legate al tuo personaggio, no? Hai usato la parola, hai detto innanzitutto: non ho mai usato un pedale per la chitarra, e già questo, per chi ti conosce, ha un valore ed è molto legato al tuo suono, al tuo approccio allo strumento. D'altro canto, poi hai usato la parola standard, e anche questo è legato, certo, al mondo Guido di Leone, che cerchiamo di scoprire. Io direi, la prima domanda infatti è legata alla tua storia, e prima nel presentarti ho usato la parola tradizione. Non voglio aprire adesso una discussione su che cos'è, su che cosa non è, perché la tradizione, diciamo, proprio anche a livello di termine, non è un valore assoluto. Avremo modo di parlarne più tardi. Però mi piacerebbe che questi incontri di Stagese servissero anche non solo agli appassionati del mondo della chitarra, ma anche da chi, ma io non ho mai ascoltato jazz, vediamo di che si parla. Certo. E quindi anche conoscere Guido di Leone. L'ultima volta che ci siamo visti a Natale è stato un momento di grande gioia, no? Ai miei laboratori musicali a Trepuzzi ti abbiamo ospitato live con Peter Bernstein, ed è stato un live molto bello. E quindi la fine, l'inizio, che è molto legato da questa fine, è il titolo del tuo primo disco.
1990, All for All. Sì. In questi due estremi, tra il 1990 e dicembre dello scorso anno, sottolineo che il concerto con Peter Bernstein era dedicato proprio alla figura di John Hall, in mezzo c'è tanta produzione, giusto? Però già questo ti può raccontare, questa passione per questo chitarrista, quindi per questo grande maestro della chitarra jazz, e quindi questa dimensione acustica della chitarra e quindi questa ricerca di suono. Ce ne parli un po'? Allora, racconto brevemente la mia storia, no? Allora, diciamo che rispetto alla maggior parte dei chitarristi della mia generazione, io sono del 1964, ho iniziato il mio processo, diciamo, di studio, di avvicinamento alla musica jazz con la tradizione. Non è una cosa di cui me ne faccio un vanto, è stata una casualità, perché mio padre, Nino Di Leone, era un pianista scomparso 4 anni fa, era un pianista, diciamo, swing, più che un pianista jazz, uno di quei pianisti legati a un certo tipo di tradizione, per quanto fosse un amante di Thelonious Monk, per quanto fosse un amante della musica classica, era più che altro un musicofilo e suonava il pianoforte anche bene. Era un intrattenitore di altri tempi, era un grande appassionato della tradizione swing, ma non solo. Insomma, diciamo che però quando ho cominciato a suonare, sono stato attratto dall'idea di studiare la chitarra perché mi piacevano i cantautori. Questa è una cosa che mi accomuna a tanti dei miei colleghi coetanei. Però sono finito nelle mani di un chitarrista, un maestro di chitarra che era non a caso un amico di mio padre, quindi di quella generazione, il quale, dopo avermi accontentato nel studiare un brano di Edoardo Bennato, che comunque già sapevo suonare, lui mi disse: ok, questa già la sai suonare perché l'avevo imparata da un'amica, ora impariamo così un brano di Cole Porter. Quindi prima cosa che ho imparato è stato What is this thing called love, con degli accordi imparati così per imitazione, senza alcuna logica. Quindi quando sono tornato a casa ho avuto modo di confrontarmi con mio padre, il quale, al fatto che io gli dicessi ho studiato questo brano, lui si è messo al pianoforte, abbiamo cominciato a suonare insieme, insomma la molla mi è scattata immediatamente. Avevo 12 anni, per cui forse sì, 12, ho cominciato subito ad appassionarmi al jazz. Per cui tutto quel mondo, diciamo, di quell'epoca, degli anni 70, quindi legato al cantautore, legato al rock, legato a una fusion che iniziava, io l'ho sempre, non l'ho mai coltivato più di tanto. Ripeto, non è una cosa di cui mi faccio un vanto, è stata una casualità. Per cui ho cominciato suonando gli standard, fra l'altro quelli classici. Uno dei primi brani che ho suonato è stato Nuage. Io ricordo quando mi iscrissi per la prima volta a Siena Jazz nel 1980, 79-80, si facevano i seminari addirittura d'inverno. Tommaso Lama, che saluto, ma che è stato un maestro per tanti di noi, quando mi ascoltò suonare mi mise subito al secondo livello, ma in realtà io non capivo nulla, chiamavo ancora gli accordi in italiano, non conoscevo il linguaggio anglosassone, non capivo nulla, però suonavo brani tipo I'm Beginning to See the Light, Nuage, Anne's Rose, Undecided, tutti questi classici della swing era. Per cui dopo il primo giorno gli dissi: senti Tommaso, mettimi però al primo livello, perché io, anche se suono una certa pratica, però non ci capisco niente. E lui fu carino, disse: guarda, segui tutti e due i corsi, perché anche se suoni, ero ragazzino, avevo nell'80 avevo 16 anni, 15-16 anni, e cominciai il doppio percorso. Quindi diciamo che io ho questo percorso un po' atipico per la mia generazione, cioè si è partito veramente da tradizione, e però ne sono rimasto anche un pochino poi incatenato, perché essendomi innamorato tantissimo di questo linguaggio, non sono mai approdato veramente al mondo della fusion. La chitarra è stato, come tutti sappiamo, importantissimo. Però a un certo punto della mia carriera di studente mi sono invaghito di Ornette Coleman. E c'è stato, questa è una cosa che pochi sanno, ma io negli anni, negli anni 90 comunque, a un certo punto ho scoperto Ornette Coleman, Shep, Anthony Braxton, Albert Tyler, tanto che ho ritrovato proprio da qualche giorno fa, è capitato fra le mani, un long playing dei Manhattan Transfer,
regalato da mio padre, viveva come dedica ultime reminiscenze del jazz classico, una cosa del genere, insomma, come dire, ascolta ancora un po' di jazz, fra virgolette, normale, perché stai andando proprio fuori senno, ma in realtà, però anche lui aveva un gran rispetto per quella musica, era un po' ironica la cosa. Ora, il tuo amore per G-moll, da dove è scaturito? Dal fatto che G-moll, come tutti sappiamo, rappresenta un po' l'unione fra la tradizione, fra lo swing, fra le cose, fra la musica contemporanea, la musica classica. E un altro aspetto che a me ha sempre affascinato è quello dell'accompagnamento. Cioè, G-moll, sappiamo tutti che è colui che forse per la prima volta ha accompagnato con la chitarra al posto del pianoforte, quello che ha saputo usare l'accompagnamento in quattro anche nelle cose moderne, e quello che è sempre rinnovato da questo punto di vista, pur essendo partito fortemente dalla swing era. Quindi io in G-moll ho trovato l'armonia interessante, perché poi mi sono innamorato di Bill Evans con quasi tutti, quindi in G-moll ho trovato il mio strumento, ho trovato un grande senso melodico che a me piace, continua a piacere tantissimo. I temi che erano quelli standard, prevalentemente le song, perché io ho una predilezione più per lo standard Broadway che per il cosiddetto original, cioè mi diverte più suonare un brano di Cole Porter che uno di Miles Davis, qua lo dico e qua lo nego, insomma, però in realtà trovo molto più stimolo creativo in quel tipo di repertorio. Quindi di conseguenza in G-moll ho trovato questo. E poi sono stato, perché ultimamente lo sto facendo poco, un grande compositore, un grande di bravura, ma ho scritto tantissimi brani. C'era un periodo che ne sfornavo uno al giorno, e G-moll è stato anche un grande compositore. Quindi a me piace prevalentemente suonare la mia musica e i classici di Broadway. Gli altri brani li conosco, li ho studiati, li continuo a studiare, però mi sento un po' più legato. Questo probabilmente è una cosa che accomuna un po' tutti noi. Ne parlavo proprio con amici americani, musicisti con cui spesso suono, e un giorno, insomma, si parlava, quasi esagerando chiaramente, che alle volte suonare un brano di Clifford Brown è come fare cover, perché se ne rispettiamo l'intro, immagino i Book, un brano che io amo, che suono, mi diverte, però in realtà gli stacchetti sono quelli, l'interludio è quello, si tende a fare tutto nella stessa maniera, quindi diciamo che la parte tematica è un po' stereotipata, quindi tutto è basato sull'improvvisazione proprio reale. E questo aspetto, diciamo, non mi affascina, ecco, diciamo che è questo, ma lungi è, non fraintendetemi, perché no, vabbè, sono molto delicato da parlare. Cioè è un mio modo di vedere. Io sento invece che quando espongo il tema di una song, cioè di una ballad, che sia lenta o veloce, mi sento molto più libero, padrone di sostituire gli accordi, insomma, di personalizzare il brano, senza nemmeno metterci chissà quale impegno. Ti viene spontaneo, se segui My Funny Valentine non ti verrà mai di eseguirla come è stata eseguita nel musical, quindi comunque hai già un approccio personalizzato. E l'ultima cosa, fra l'altro, visto che insomma anche una specie di piccola lezione, io suggerisco sempre a tutti i musicisti di non studiare le song dai musicisti jazz, perché questa è una consuetudine che secondo me è errata. Cioè non si può imparare una ballad, mi viene in mente Easy Living dalla versione di Coltrane, o Down the Dream dalla versione di Dexter Gordon, che io amo quanto le amano tutti. Quei brani magari li scopriamo attraverso questi musicisti, perché ascoltiamo il jazz, ma a un certo punto va messo un piccolo freno, vanno sentite le versioni tradizionali. Frank Sinatra lo si consiglia sempre, perché c'ha swing e canta giusto, canta con la pronunciazione giusta, quindi imparare da Frank Sinatra o da Bing Crosby, per dire, insomma, dei cantanti meno jazz nel vero senso della parola. Poi lo si approfondisce, ovviamente, ascoltando le versioni dei chitarristi, la versione di Pat Metheny, la versione di chi vuoi. Invece, alle volte, questi stand, Cherokee, non la si può imparare da Clifford Brown e Max Roach. Cherokee parte dalle versioni classiche, quelle della swing era, ma se l'hai scoperta attraverso Clifford Brown, ben venga, ma fai un passettino indietro. Questo come consiglio. Poi magari hanno le versioni più belle, ma questa cosa va di là, perché siamo su altri tipi di approcci. Poi studiamoci il modo in cui loro le espongono, studiamoci il modo di come fanno i temi, le armonie. Questo è l'altro problema. Noi suoniamo quasi sempre le armonie già elaborate dai jazzisti.
anche io spesso prendo studio un brano, Stella by Starlight la suoniamo tutti con gli accordi che troviamo sui real book, o comunque a prescindere da tutta la questione dei real book giusti non giusti, però anche gli insegnanti consigliano di prendere gli accordi dalla versione di Miles Davis. No, invece bisogna prendere gli accordi puri, più puri possibile. Il caso di But Not For Me, per esempio, che tutti cominciano col secondo grado, invece But Not For Me è un turnaround all'inizio. Sì. E vi devo dire una cosa carina: quando io sono padre, lui mi faceva fare il turnaround, e io da bambinello saccente gli dissi: papà, ma che so sti accordi, li sbagli. E lui mi diceva: veramente, noi da ragazzi suonavamo questi accordi, però forse eravamo dei proni che non capivamo nulla. Poi quando incontrai Franco Cerri per la prima volta e mi proposi di suonare But Not For Me, e io parto al secondo grado, per chi la conosce, insomma, se lo pensi in si bemolle, parte col do settimo, questa dominante secondaria, Franco Cerri mi disse: no, no, con la sua educazione storica, disse: no, Guido, quel brano But Not For Me è un turnaround, c'è qualcuno che lo sostituisce. Capo, è mio padre, papà, io scusa per tutta la vita, avevi ragione, è il turnaround. E poi è giusto suonarlo con secondo grado, è una riarmonizzazione, una sostituzione, ma dovremmo avere rispetto delle armonie e delle melodie soprattutto. I temi vanno imparati alla perfezione senza fare errori, e poi bisogna cercare di saperli variare, non di suonarli in maniera approssimativa. I grandi musicisti del passato erano dei maestri nel esporre i temi con variazioni. Se penso ad Anita O'Day, penso a Montgomery, penso a tutti questi, a Stan Getz, che facevano delle variazioni che si sente che sono variazioni e non errori, e non note sbagliate. Invece attualmente vedo che si usa più fare il tema preciso, 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 e poi lanciarsi in improvvisazioni verticali sugli accordi, dimenticandoci un po' della melodia. Chiaramente generalizzo sempre, non accuso nessuno, sono le tendenze stilistiche. E quindi da didatta io mi sento sempre di consigliare ai ragazzi, quando mi dicono: ho sentito la versione di John Coltrane di questo brano. Ok, bellissima, affascinante, ora metti da parte e vai a vedere se l'ha cantata, non so, Julie London, June Christie, Nat King Cole. Lui era un grande jazzista, ma sì, cantava i temi, diciamo, esatti, giusti. Quando li cantava in maniera pulita. Da lì impari la dizione, per chi è anche cantante, e soprattutto la pulsazione giusta con cui esporre questi temi. Guido, ti ringrazio. Ciao. No, bellissimo, cioè, hai toccato tantissimi argomenti che sono venuti fuori anche dalle domande che sono arrivate. Avremo modo di tirarli fuori man mano. Io direi a questo punto facciamo parlare un po' la musica. Ti va di regalarci un solo? Allora, vi suono un brano, vi dicevo prima di questi standard che sto un po' così riscoprendo, e questo è uno di quei brani che suonavo con mio padre 25 anni fa, che è un brano di Carl Fischer, e We'll Be Together Again. Il titolo anche un po' lo voglio dedicare un po' a tutti, no? We'll Be, staremo tutti insieme, insomma, ci incontreremo, speriamo nel più breve tempo possibile. E niente, qualche giorno fa mi sono rivisto questo brano e quindi vediamo che cosa, se riesco a ricordarlo. Ok.
Yes, grazie Guido. Allora, andiamo subito. Allora, subito, prima domanda. Qual è il personaggio la cui collaborazione ti ha segnato di più? Hai nominato prima Franco Cerri. Ripeto? Va via il segnale. Sì, sì, non ti ho sentito. Scusa, sì, sì, non c'è problema. Allora, Guido, quale collaborazione tra le tante è quella che ti ha segnato di più? Allora, intanto ci sono delle collaborazioni che sono nate come collaborazioni occasionali e sono diventate stabili. E quindi mi piace citare amici come Renato Chicco, come Jim Rotondi, come Andy Watson, come Dario De Ida, come James, come Michel Hendrix, Franco Cerri, con cui ho fatto tanti concerti, Gianni Basso, con cui abbiamo inciso un disco, Tizia Boni è stata molto importante, lei mi invitò a fare il suo quartetto negli anni 94-95, insomma per 3 anni ho suonato nel suo quartetto e grazie a lei ho avuto modo di suonare con tanti musicisti come Giorgio Caslini, Gianluigi Trovesi e tantissimi altri. Quindi collaborazioni importanti, diciamo, sono tante, me ne sto sicuramente dimenticando qualcuna. Poi ci sono quelle, sì, quelle un po' veramente straordinarie, quelle che tu poi non, a distanza di anni dici, ma è possibile che abbia suonato con lui? Per esempio Mark Murphy. Con Mark Murphy ho modo di fare dei concerti, uno l'altro proprio a Lecce, e di incidere, lui ha suonato 2 brani nel mio disco, in un mio disco dell'epoca, 2 brani sono rimasti memorabili, insomma, per quanto mi riguarda, perché ascolto, mi dispiace solo di aver suonato all'epoca, va bene, ma lui è veramente stato straordinario. E, insomma, le collaborazioni veramente... tutte hanno il loro valore, però a me non piace comunque le collaborazioni occasionali giusto per farti la suonata col musicista importante, non mi hanno mai emozionato più di tanto e oggi ancora meno. Oggi mi piace suonare veramente prevalentemente con musicisti che amo, cioè che mi piacciono stilisticamente. Non rientro nella schiera di quei musicisti che invitano l'ospite, anche questa è una cosa che non critico perché fa parte del nostro lavoro, però francamente mi voglio divertire sul palco e questo va al di là poi dei caratteri dei musicisti, è proprio un fatto musicale. Ultimamente tu citavi questo tour che per me è stato molto importante ed emozionante, che è stato questo quartetto appunto con Dario De Ida, Andy Watts, con Peter Bernstein. Peter Bernstein, posso dirlo, insomma, io sono ancora un po' ragazzino, per cui mi piace dire, il mio chitarrista preferito
cosa che manca ai giovani d'oggi. Oggi apro e chiudo una parentesi, non hanno queste, se voi ci fate caso, voi più grandicelli, quando gli chiedi chi è il tuo chitarrista preferito, oppure il tuo trombettista preferito, non gioca mai a dire il mio è questo, perché non hanno, hanno degli idoli. Ovviamente è un po' stupido dire chi è il tuo chitarrista preferito, però questo denota una sorta di passione, una sorta di amore, sono delle molle, secondo me, che ti pronano. Io vedo che tutti i miei allievi, o anche ragazzi che conosco, mi dicono un po' tutti. Oppure si vergognano a dire che il chitarrista preferito sia un chitarrista. Ti dicono, no, è John Coltrane. Le cantanti, per esempio, oggi non dicono più il mio idolo è la Fitzgerald, no? Dicono l'idolo è, e ti sparano Bud Powell. Oggi sento chitarristi che suonano come Bud Powell, chitarristi che suonano come Coltrane. E lo sappiamo che non si impara soltanto dai propri strumenti, però mi sembra un gioco un po' vizioso, un po' così. È chiaro, anche io, dici, ma vorresti il tuo strumento? Ma sì, se potessi essere Clifford Brown o Chet Baker, va bene. Però ce l'ho il mio chitarrista preferito. Attualmente è Peter Bernstein. Negli anni sono stati 2-3, insomma. Poi li amo tutti, ma ci mancherebbe altro. Non sono così stupido e superficiale. Però ci sono degli amori. Io, insomma, le mie discografie, proprio l'altro giorno, mettendo in ordine i dischi, ho capito ancor più chi sono i miei veri amori, perché mi accorgo di avere tanti dischi di alcuni musicisti. Per esempio, non credevo di avere 10 dischi di Lee Konitz, visto che è morto l'altro giorno. Sono andato a vedere, ma fammi vedere un po' quello di Lee Konitz, perché un mio allievo me l'ha chiesto, ha detto, chi è questo Lee Konitz? Forse sei lì che mi guardi. E ho detto, è un sassofonista importante, ti dico dei titoli. Io ho preso i dischi, cavolo, c'ho 10 dischi di Lee Konitz, non è poco, insomma, magari di altri ne ho un po' meno. Quindi ci sono delle passioni. Peter Bernstein, come un po' un foccio di G-moll, e quindi quando ho avuto questa opportunità da una grossa organizzazione di fare un concerto, la Camerata Musicale Barese, insomma, per la quale è molto, devo dire, difficile avere la possibilità di fare un concerto in teatro per noi, diciamo, della stessa città, per ovvie ragioni, insomma, ho avuto questa opportunità, mi è stato detto scegliti chi vuoi, fai un concerto importante. Allora, chiaramente avrei potuto scegliere, non lo so, Ron Carter, ammesso che lui avesse voluto suonare con me, però invece francamente ho preferito pensare alla musica. Ho pensato che in quel periodo, quando mi è stato chiesto, ero molto preso da questo progetto su G-moll, e ho pensato, voglio suonare con Peter Bernstein. E allora ho contattato lui attraverso Andy Watson, che è suo amico, attraverso il Dario De Idda, e abbiamo messo su questo quartetto. E poi, grazie insomma a Giulio Vannini, l'impresario di Modena, abbiamo organizzato un tour, ci ha organizzato un tour di 15 date, insomma è stata una bella esperienza, poi senza dire poi bella persona professionale, cioè poi qua possiamo aprire poi altri, noi siamo stati ospiti tuoi, insomma ci tengo a dirlo, perché poi molte realtà ci hanno ospitato non hanno delle possibilità economiche molto, come si dice, sfarzose, insomma. Per cui ho visto anche molta elasticità da parte di questi musicisti, sì, e da qua si vede, insomma, la grandezza, l'intelligenza, insomma, un po' la disponibilità in favore della musica. Quindi, insomma, questa è una delle ultimissime esperienze molto importanti. Bene, allora, domanda che arriva da Instagram. Piccola premessa, parlavo prima del mio percorso, comunque condiviso da tante persone in questa zona d'Italia. Comunque quando si cercava, quando si voleva studiare jazz era un problema veramente serio. Cioè io ricordo, saluto Marco, Super Marco Gianfreda, che noi eravamo veramente affamati, noi andavamo a cercare dischi di Wes Montgomery, non si trovavano, figurati. Comunque diciamo, quindi sei stato uno dei primi riferimenti per la chitarra jazz in Puglia. La domanda è quindi poi la storia del pentagramma, stiamo parlando almeno, quanti anni ha il pentagramma? Più di 20 ormai, vero? Allora, il pentagramma l'ho aperto nell'85, quindi 35 anni. Quest'anno 35 anni. Tu quando ci venivi?
No, non si dice, io ho 20 anni, Guido, e sarà stato ieri. Diciamo, bene, su, su piccolezze, su piccolezze. Allora, la domanda è questa, Guido. Sei giovane, sei giovane. La domanda che ci fanno è questa. Che percorso di studi ti sentiresti di proporre a un chitarrista che inizia a suonare o che si appassiona a questa musica da subito? Se poi esiste un percorso di studi ideale o comunque poi ci scrive, da dove iniziare? Allora, la domanda è molto ricorrente e intelligente. Allora, io credo innanzitutto che un bravo didatta debba adattare il proprio metodo all'allievo, sia in funzione delle sue peculiarità musicali. C'è chi è più musicale, chi ha un orecchio superiore, chi ha una mente più matematica. Io credo che il jazz lo possano suonare tutti. Abbiamo anche degli esempi di grandi musicisti che la storia ci racconta non essere dei grandi non essere persone molto musicali. Io ho degli allievi che hanno più orecchio di me, insomma, e magari qualcuno ha un buon approccio alla musica, non ha un buon approccio all'arte. Poi c'è chi ha un buon approccio matematico. Io quando prendevo lezioni, le prime lezioni appunto con quel famoso maestro professor Massari, amico di papà, c'avevo il mio compagno di studi, perché eravamo in due, che leggeva benissimo. Lui proprio una facilità pazzesca, però lui oggi fa il giornalista, fa tutt'altro, però era molto più bravo di me nel leggere, io avevo più orecchio. Cioè, voglio dire, le peculiarità sono tante, quindi un bravo insegnante deve, secondo me, capire e modificare le cose. Per quanto riguarda l'approccio al jazz, allora, innanzitutto, non esiste un percorso ideale, perché nessuno parte veramente da zero, perché se partissimo veramente da zero, parliamo di bambini che hanno 3 anni. Allora, io ho una figlia di 6 anni e se potessi, diciamo, quindi l'ideale per me sarebbe far fare tutto il percorso del jazz, se parliamo di jazz, esattamente come è nato. È una cosa un po' utopistica, cioè dovrei costringerla ad ascoltare i primi 5 anni solo Scott Joplin e Jelly Roll Morton e King Oliver, per poi passare a Louis Armstrong, poi passare alla swing era e poi all'età di 30-40 anni finalmente approdare al jazz moderno, fra virgolette, apriamo parentesi, diciamo il jazz più contemporaneo. Questa cosa però è utopistica, perché probabilmente ognuno fa un suo percorso. Ora, la realtà dei fatti qual è? Che chi approda nelle mani di un insegnante, cioè il momento in cui ti chiede come può avvicinare al jazz, bisogna vedere già che tipo di formamenti sa, che cosa ha studiato, che cosa ha ascoltato. Quindi se uno ha ascoltato totalmente e soltanto il rock, probabilmente non avrà facilità nell'ascoltare Benny Goodman o Bud Powell. Cioè c'è chi ha molta più facilità nell'approcciarsi a delle cose un po' più contemporanee, per poi riscoprire pian piano la tradizione. Quindi diciamo che il percorso ideale io non so quale sia. Io potrei ipotizzare di essere stato fortunato nell'aver fatto il percorso ottimale, lo dicevo prima, ma non so se è vero, perché comunque io ho delle grandi lacune stilistiche che chitarristi che invece sono partiti dal rock o dalla fusion non hanno. Poi magari ho delle altre peculiarità. Allora, credo che il bello del jazz è che ci sia una grande diversità in ognuno di noi, che le origini non ce le togliamo, non ce le scrolliamo di dosso, questo proprio per esperienza lo vedo, e però l'importante è a un certo punto tornare indietro. Tornare alla tradizione è fondamentale, ma tanto l'ho fatto anch'io nel momento in cui sono partito dalla tradizione. Vi dicevo, sono arrivato a Ornette Coleman, a un certo punto vi dico anche questa, io ho comprato per 4 volte il guitar synth, 4 volte, comprato, speso i soldi, mai utilizzato. Questo perché? Perché ho avuto sempre l'idea, il desiderio di ricercare qualcosa di diverso, e poi mi bastava l'ascolto di un disco di Barney Kessel per fare marcia indietro e dire: ma che ci faccio con questo guitar? Mi sentivo ridicolo, ma io mi sentivo ridicolo. Non ho mai usato il distorsore in vita mia, ci ho provato. Una volta dovevo registrare un disco e mi avevano chiesto un disco di jazz importante per la mia carriera. Mi avevano chiesto di fare un brano col distorsore, ci ho provato, mi hanno fatto avere in studio chitarra, distorsore e tutto. Dopo 5 minuti, ho detto: lasciatemi perdere, non, mi sento
male, non ci riesco, non so proprio suonare, chiamate un altro chitarrista. Invece poi hanno fatto fare il solo a un sassofonista in quel momento. Io ricordo, cioè, una cosa. Mi hanno rispettato, però... Come? No, ricordo a tal proposito... Non ti sento. A tal proposito, eravamo a lezione da te ed era una delle prime lezioni. La prima cosa che ci hai detto era: mo, se vi scopro che tenete le cassette di Van Halen, ve le spacco. Cioè, a proposito dell'importanza di sono... Allora, in realtà io sono un grande provocatore, per cui sì, chi mi conosce, certo. Io insomma anche al pentagramma ogni tanto entro nelle aule, se suonano rock dico che schifo sta musica ed esco. La mia è una provocazione, in realtà sono molto più aperto di quanto si possa immaginare, e ho gran rispetto di tutte le forme musicali, però non mi venite a dire che vi iscrivete al conservatorio perché volete suonare il jazz, se vi sei soltanto per avere un pezzo di carta e non avete veramente nemmeno un disco di Wes Montgomery, perché poi esiste un'apertura della musica, ok, però esistono anche dei paletti. Io non dico di essere un chitarrista rock, che ho sentito da ragazzino suonavo Samba Patì di Santana, cioè ogni genere musicale, o non dico di essere un chitarrista classico perché ho studiato 3 anni di chitarra classica e ho fatto qua studiare qualche brano così di Villa-Lobos, cioè così come non dico di essere ogni cosa, cioè fate determinate tradizioni. Io per un certo periodo ho anche suonato il banjo perché mi piaceva il Dixieland, a un certo punto l'ho mollato. Se mi capita mi posso pure fare una suonata, però non ritengo di essere un chitarrista di quello stile. Posso suonare quel genere con le peculiarità, ma attenzione, gli stili specifici vanno anche rispettati e tutelati in un certo qual modo, per quanto il sia la musica che va in stili, cioè il discorso è molto delicato. Allora, a un chitarrista che mi dice cosa devo fare, cosa faccio, gli dico quello che direbbe chiunque, Charlie Christian, gli dico Jim Hall, gli dico Montgomery, Bass, ma poi esistono Tal Farlow, esiste Herb Ellis, esistono George Van Epps, esiste Johnny Smith, esistono tanti, quindi fate una ricerca. È bello che quando qualche mio allievo mi ascolta, vedo che comincia a scoprire in maniera pura alcuni musicisti che magari vengono dalla storia considerati secondari, perché loro magari trovano dei dettagli, dei particolari molto importanti. Insomma, bisogna avere gli amori, però avere una visione molto aperta. E poi, ovviamente, non studiare solo la chitarra, che questo è ovvio. Questi ormai sono luoghi comuni. Cioè, non possiamo imparare il jazz soltanto dalla chitarra. Io faccio studiare, come tutti, il linguaggio bebop di Charlie Parker. Però, poi faccio anche studiare un assolo di Wes Montgomery, un assolo di Joe Pass, che comunque hanno delle loro peculiarità. Insomma, io credo che la formazione debba essere veramente variegata. Non sono nemmeno un fanatico, una cosa, un'altra tendenza attuale che io contesto molto è quella della ricerca dell'originalità. Allora, questo è molto presuntuoso, pensare che alcuni musicisti possano essere originali. Io credo che tutti dobbiamo essere personali. L'essere originali e nuovi è una cosa veramente che possiamo riservare a pochi e non è una cosa che si può dire oggi. Noi oggi forse possiamo dire che Pat Metheny è stato un chitarrista innovativo, ma non lo potevamo dire 20 anni fa, 30 anni fa. Invece c'era già qualcuno che 30 anni fa, al primo disco di Pat Metheny, sosteneva che fosse la rivoluzione. Come qualcuno diceva che Michel Petrucciani fosse l'imitazione di Bill Evans o anche Keith Jarrett, oggi ci rendiamo conto che invece hanno una loro forte personalità e... forse non hanno inventato un genere, ma alla fine forse sì, perché poi in realtà hanno un suono riconoscibile. Allora, se ognuno di noi è sincero nel suonare, e pur studiando gli assoli degli altri musicisti, pur studiando gli assoli di Giant Steps, che ormai studiano tutti, e studiando l'assolo di quello di Joe Pass, eccetera, però se uno a un certo punto si dedica, si lascia andare, che è la cosa più importante... Non senza ricercare l'originalità. La personalità ce l'abbiamo già tutti. Quindi, ed è importante non essere delle copie, sono d'accordo. Ma non si è originali solo scrivendo un brano. Molto spesso sento anche dire questo. Ah, mi dicono, che bello, hai fatto un brano originale e non gli standard. Sì, criticando il fatto che io possa suonare gli standard. Ma io a volte mi sento più personale quando scrivo un pezzo. Perché un brano può scimmiottare delle peculiarità di un altro autore,
e quindi non cambia niente. Se io scrivo una struttura armonica più o meno da standard con una melodia mia, non sto inventando nulla. Se invece suono standard in maniera personale, sono sicuramente più jazzy in questo senso. Quindi l'insegnamento che io voglio e do sempre ai miei allievi è quello di aprire ovviamente i radar, ascoltare tutto, lasciarsi condizionare da un insegnante, quindi ascoltare cose tradizionali importanti, ma suonare in maniera spontanea. Se suoni in maniera spontanea, nascono i generi nuovi. E forse fra 50 anni diranno che Guido Di Leone ha inventato un genere. A me dicono di riconoscermi quando suono. Vero o non vero, non lo so, ma francamente non mi interessa oggi essere personale, ma rimanutamente non vado a ricerca di questa cosa. Anzi, io dico anche ironicamente, mi piace l'idea di essere personale se lo sono. Non credo di essere un innovatore, ma se oggi qualcuno mi dicesse, sai che tu sei la reincarnazione di, non dico di Gimol che è il mio, ma mi dicessero sei la reincarnazione di, ma diciamo di Kenny Barrel, ma tutto sommato sarei anche contento. Cioè non è che direi schifo, ma comunque impossibile, perché solo imitatori, io non c'ho manco la pazienza di imitare tanto. Vedo che i ragazzi oggi si tirano i soli, perché tutti noi glielo stiamo dicendo, tiratevi i soli, imparate i soli degli altri, non leggeteli, prima si intende tutta la trafila, quella di imparare un assolo, prima imparare l'assolo, cantandoselo, impararlo a orecchio, poi riportarlo sullo strumento, poi scriverlo e poi razionalizzarlo. Cioè questa sarebbe l'iter corretto, ed è giusto. Però vedo anche che questa cosa sta diventando una specie di mania, cioè vedo ragazzi che passano gli anni solo a tirarsi soli, e poi non dico che non siamo in grado tecnicamente di tirare un loro solo, perché questa cosa è formativa, ma là veramente vedo che non c'è tonalità, vengono fuori veramente dei cliché, dei pattern troppo attaccati, alla fine non c'è la costruzione del solo, perché magari hai soltanto imparato queste fasi. Quindi stiamo cauti un po' su tutto. Negli anni noi forse si eccedeva un po' troppo nella personalità, eravamo tutti progettuali, c'era molta progettualità. Io sentivo l'altro giorno delle mie registrazioni di quando avevo meno, poi così poco, avevo 24 anni, 25 anni, 22, 23 anni, facevamo delle cose velleitarie con un linguaggio che francamente lasciava un po' a desiderare, però sicuramente c'era un tentativo di creare qualcosa senza la smania di essere nuovi, ma di avere fare un proprio percorso. Oggi siamo arrivati al contrario, c'è a volte noto troppa imitazione, troppo studio fanatico di queste cose, e non ci lascia un pochino andare. Si spera sempre che maturando queste cose poi vengano, però alle volte non arrivano nemmeno con la maturità, quindi bisogna comunque stare un pochino attenti. No, molto bello questo pensiero, tra l'altro di stringente attualità, no? Anche perché il livello tecnico è cresciuto a dismisura, cioè quando io ricordo, parlo della mia piccolissima esperienza, come dico sempre, il chitarrista di quartiere che sono, cioè quando frequentavo i seminari di Umbria Geso o di Siena, comunque di 15-18 anni fa, già accedere a quello che poteva essere una forma song o determinati studi, già era un miracolo. Adesso da un eccesso all'altro, comunque come si parlava anche negli stessi episodi, il materiale didattico è tantissimo, il livello è alto, forse l'aspetto prettamente artistico, o come si dice dalle parti nostre, di sguario. Ecco, questa è un'altra cosa che tengo legata al tuo personaggio, cioè il fatto, sì, bello studio, bello tutto, bello approfondire, ma anche l'aspetto prettamente ludico del divertirsi nel fare una cosa perché ti piace fare, no? E detto questo, continuiamo. Un sacco di spunti interessanti anche da quello che ci hai appena detto, e provo a riattaccare quest'altra domanda, cioè come iniziare quindi lo studio dell'accompagnamento? Perché ce ne hai parlato tanto. Dell'accompagnamento? Del comping, ecco. E appunto guardare indietro per poter poi suonare
con lo sguardo rivolto avanti, quindi l'importanza dei grandi maestri, del mitico accompagnamento in quattro. Accennavi prima al fatto che Gimolla era uno dei pochi che riusciva anche in contesti ultramoderni, io penso al disco con George Russell, per esempio, che a un certo punto, che disco di un'avanguardia incredibile, e poi senti Mr. Hall che comunque va in quattro. Ce ne parli? Allora, ci sei? Pronto? Posso? Ti ascoltiamo, Guido, ti ascoltiamo. Ok, vado? Yes. Dunque, per quanto riguarda l'accompagnamento, allora, qua il percorso, se vogliamo, è anche più facile. Perché, allora, innanzitutto faccio una premessa. I chitarristi spesso, cioè anche i pianisti, spesso non si dedicano sufficientemente alla questione dell'accompagnamento. Allora, innanzitutto voglio ricordare a tutti i chitarristi che noi inevitabilmente siamo sia strumenti, questo è uno strumento solista, ma anche uno strumento di accompagnamento. E quasi sempre nel jazz non puoi, una cosa non può escludere l'altra, perché se fai parte di un quartetto e sei specializzato, diciamo, sei il solista principale, prima o poi ti arriva il momento in cui dovrai accompagnare il contrabbassista, dovrai accompagnare anche il pianista certe volte, o se il quartetto c'ha lo strumento, è fatto con uno strumento a fiato, o un cantante, dovrai accompagnarlo. Quindi premessa questa cosa, è che al di là delle scelte artistiche, anche vi dico proprio un consiglio spassionato, anche un consiglio professionale, perché ricordatevi che la maggior parte del lavoro ci viene dato dagli altri musicisti, dai nostri compagni, e i nostri compagni apprezzano di un chitarrista e di un pianista prevalentemente la capacità di accompagnare, la discrezione, il fatto di utilizzare il ritmo giusto, i voicing, eccetera. I batteristi, voi pensate un po', quando noi scegliamo un batterista, lo scegliamo perché fa dei bei soli o perché c'ha swing, perché accompagna bene? La stessa cosa è per noi, solo che a noi a volte passa in secondo ordine. Poi non sono assolutamente d'accordo sul fatto che alcuni musicisti della storia, alcuni chitarristi e pianisti non siano stati dei bravi accompagnatori. Si passa un po' questo luogo comune, no? Che magari Tommy Flanagan o Red Garland o Wynton Kelly fossero dei cantori, e magari Oscar Peterson e Bill Evans un po' meno, solo perché sono stati dei grandi solisti. Non è assolutamente vero, cioè qualunque grande musicista era in grado di accompagnare bene e di essere un grande solista. Poi magari qualcuno è diventato un po' più importante perché ha suonato al cospetto di Miles Davis, di Sonny Rollins, quindi il ruolo di accompagnatore l'ha fatto diventare più importante sotto questo profilo. Premessa questa cosa, quindi voglio invogliare tutti a concentrarsi sulla questione del comping cosiddetto, dell'accompagnamento. Allora, se parliamo di jazz swing, perché è importante capire questa cosa, per noi è esattamente come per un batterista, cioè il batterista che studia la batteria in maniera, fra virgolette, moderna, cioè parte da Roy Haynes, da Elvin Jones, Bill Stewart, Tony Williams, quindi parla di questi musicisti, diciamo dagli anni 60 in poi, quando il jazz cominciava già, lo swing cominciava a essere sottinteso, solitamente non impara a swingare bene, cioè se si ferma a quella conoscenza, questa cosa risulta poi alla fine molto difficile. Stessa cosa per la chitarra. Allora, noi la chitarra a un certo punto ha cominciato ad accompagnare in maniera, diciamo, pianistica, che poi anche il modo di accompagnare dei pianisti non è proprio propriamente pianistico, è rubacchiato, diciamo, rubato dal modo di scrivere degli arrangiatori delle big band, i brass negli accompagnamenti. Quindi quando noi sentiamo quelle uscite, no? Delle trombe, dei sassofoni, dei tromboni, tutti i fiati nell'accompagnamento di una melodia, quel modo di accompagnare, fatta così ad accordi, è il modo che utilizza oggi un pianista, diciamo dall'epoca bebop, dagli anni del bebop, cioè l'era del jazz moderno, siamo alla fine degli anni 40, e che successivamente, ma dobbiamo arrivare agli anni 50 inoltrati, hanno cominciato a utilizzare anche i chitarristi. Tutto il ruolo della chitarra precedentemente non è di accompagnatore, o se è di accompagnatore, è di accompagnatore dello swing, come si dice, in quattro. In quattro vuol dire questo. Cioè,
il classico accompagnamento si dice un po' alla Freddie Green. Freddie Green era il chitarrista dell'orchestra di Count Basie, la quale orchestra di Count Basie si dice che fosse quella con maggiore swing, proprio questa pulsazione che è lo swing inspiegabile, e i musicisti dell'epoca, chi ci ha suonato, dicevano che il merito fosse in gran parte dato a Freddie Green, che ecco, lui è uno che invece ha fatto sempre solo l'accompagnatore in quattro. Ci sono pochissimi esempi di assoli suoi. Lui era votato ad accompagnare, e il bello è che spesso nell'orchestra di Count Basie non si sente nemmeno. Lui era una specie di locomotiva per gli orchestrali, per i musicisti che suonavano nell'orchestra. Quindi questo ruolo di accompagnamento in quattro era fondamentale. Poi però ci sono molti gruppi degli anni 40, anni 50, a cominciare da Nat King Cole, Oscar Peterson e poi successivamente Monty Alexander, ma è un giochetto che poi hanno voluto fare avere quasi tutti i pianisti, Oscar Peterson, quello di avere la classica formazione, il cosiddetto drumless trio, cioè pianoforte, chitarra e contrabbasso. Se sentite il trio di Nat King Cole, soprattutto quando era proprio in trio, senza orchestra, quando era strumentale, o il trio di... Là c'era Oscar Moore alla chitarra, oppure il trio di Oscar Peterson con Barney Kessel o Herb Ellis, ma tantissimi gruppi, anche la stessa Diana Krall, Monty Alexander appunto, avevano quest'idea della chitarra che suonasse in quattro, però con una sonorità comunque di gruppo un po' più moderna rispetto a quella degli anni 30, a cavallo fra lo swing e il bebop, si dice appunto mainstream, cioè una strada, un percorso tradizionale legato allo swing, ma senza esclusione di colpi. Insomma, altri chitarristi pazzeschi sono Bucky Pizzarelli, anche lui purtroppo, ahimè, scomparso per questa malattia maledetta di questi giorni, il suo figlio John Pizzarelli. E poi voglio consigliare il brano in un disco di Count Basie, scusate che lo leggo, l'ho appuntato, ah sì, su 920, vabbè, 920 Special, il famoso brano pa, 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 de, bo, be, bo, bo. C'è Freddie Green che si sente molto in quella registrazione, se non sbaglio del 42, una cosa del genere. Poi dovete sentire questi dischi appunto di Pizzarelli, eccetera, di papà e figlio Pizzarelli, e c'è un disco abbastanza moderno, attuale, della Pablo, di Joe Pass ed Herb Ellis, che vi consiglio di acquistare, Two Ford Road si intitola. Sono loro due soltanto, e c'è la versione di Cherokee, ce ne sono due, una più lenta e una più veloce, quella più lenta in cui, nonostante Joe Pass suoni in maniera, diciamo, sempre fra virgolette moderna, cioè bebop, Herb Ellis suona tutto il brano in quattro, proprio con questo accompagnamento, e là c'è da rubare tantissimo, con questa voce, vocina che canta, un po' come faceva Freddie Green. E lì, insomma, c'è da capire un po' come farlo. Io posso dare proprio un'indicazione tecnica veloce, si tratta di suonare quattro colpi più o meno uguali. Un errore comune è quello di esagerare e enfatizzare troppo l'uno e il tre. Questa è una cosa un po' gypsy. Invece l'accompagnamento in quattro è questo, tum, 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 tum. Va un po' a doppiare quello che fa il contrabbasso, e qua si tratta di accentare leggermente il 2 e il 4. Come? Allora, 1 e 3 vi consiglio colpi abbastanza stoppati, e magari possibilmente solo su toccando le tre corde più basse, quelle superiori. 2 e 4 come tempi, toccare magari una corda in più, quindi magari le 4-5 corde, e suonare l'accordo leggermente più lungo. Quindi faccio un esempio. Facendo in modo che qualche vocina cammini. Vedete l'esempio dell'accordo major 7 e sesta, già alternare c'è questa vocina che cammina all'interno, che dà un bel movimento a tutto ciò. Volume della chitarra basso, Freddie Green suonava in acustico, e studio della pennata, però c'è bisogno che qualcuno, insomma, vi corregga. Però ascoltando queste persone, questi vari autori, questi grandi chitarristi, insomma, si può assimilare molto. E una cosa di G-Moll va detta: G-Moll è stato colui che
probabilmente nel 1962 incise The Bridge, dovrebbe essere del 62, credo, The Bridge di Sonny Rollins, poi controllo. E forse è stato il disco in cui un chitarrista abbia veramente suonato al posto del pianoforte senza suonare in quattro, cioè il classico quartetto come oggi abitualmente si fa. Quindi il fatto di suonare non in quella maniera, ma la cosa singolare qual è? Questo anno, nel 1962, lui abbia inciso un disco molto apparentemente più tradizionale, più classico, in duo con Bill Evans, che è Undercurrent. A un certo punto c'è My Funny Valentine, che è una versione meme. Bill Evans a un certo punto fa il solo con la mano destra, e Jim Holt tira fuori un accompagnamento in quattro, cioè sembra che facesse, che abbia fatto un passo indietro di 30 anni, però in un contesto che è così giusto, così azzeccato, così che non lo rende assolutamente datato e fuori luogo. E questa è la grandezza di Gimol. E fra l'altro, piccola nota un pochino polemica riguardo la tendenza spesso dei musicisti italiani ed europei, che è quella di schematizzare un po' troppo lo stile jazz. Ora, a me capita spesso, a proposito proprio della questione di suonare in quattro o no, di suonare con musicisti anche importanti e sentirmi dire non andare in quattro, magari non lo faccio io e chiedo, ti andrebbe che suoni in quattro in questo punto? Quasi sempre il musicista italiano, paradossalmente, è un po' più filologico, per cui se il contesto è bebop ti dirà no, ma già non lo farei io perché comunque eviterei proprio la polemica. Insomma, cercando di rispettare un pochino questa filologia. Questa è una cosa, se vogliamo, un po' provinciale alle volte. Quando mi capita di suonare con dei musicisti americani, invece, quasi sempre, qualunque sia la loro estrazione, di fronte a domande tipo questa, gradisci l'accompagnamento in quattro in questo brano? La risposta è quasi sempre, why not? Che vuol dire, tutti insomma capite, perché no? Cioè, se tu senti che possa andare, fallo. E questo penso che sia il pensiero che alle volte ci contraddistingue in maniera, diciamo, negativa. Io sono un grande sostenitore del jazz italiano, del jazz europeo, sempre qua ho paura sempre di essere frainteso. Però è importante questo elemento, cioè tutto ciò che è di rilievo e che noi cerchiamo di captare da un disco non è legge, perché il jazz si basa proprio sul fatto di non avere delle leggi. E la scuola americana, diciamo, ha sempre avuto questo tipo di apertura. Qua in Italia, io per primo suono il jazz prevalentemente col contrabbasso, ora mi ameranno tutti i bassisti elettrici. C'è un motivo per cui il contrabbasso è più adatto, perché ha un suono più stoppato e quindi essendo più stoppato ti dà più swing, perché la nota lunga non favorisce mai lo swing. Però ci sono tanti bassisti che suonano swing. Lo stesso Bob Kroshev, lo stesso Steve Swallow, loro hanno trovato la soluzione. Buddy Montgomery, il fratello di Wes Montgomery. In Italia abbiamo lo straordinario Dario De Idda. Non lo dico solo perché è un amico e perché ci ho registrato, ma Dario ha trovato anche un modo per avere un suono più secco, più stoppato del basso. Quindi, ecco, in Italia magari c'è un po' più il preconcetto. Casi, a parte il caso Dario De Idda, che se lo contendono tutti, e invece l'americano va un po' più al succo, cioè perché non il basso elettrico? No, Sonny Rollins suona da anni col basso elettrico, anche se poi il bassista è morto da poco. Io ricordo la prima volta che ho visto Barney Kessel, Charlie Bird e Derbellis a Bari al Petruzzelli, francamente, da piccolo provinciale, rimasi male perché vennero con Jan Bird al basso, che era il fratello di Charlie Bird. Ma c'aveva un basso che attualmente ho anch'io, un Fender Coronado, che è un basso che suona proprio secco, è più stoppato di un contrabbasso, e lo swing era pazzesco, immaginate con Herbellis e Barney Kessel. Quindi, studiato l'accompagnamento in quattro, che serve sia per motivi pratici, perché può servire proprio stilisticamente eseguirlo, ma si impara la pulsazione dello swing, la può prendere solo suonando il della battita 4 e non sottintendendo il ritmo spezzettato di Bill Stewart, che è passato da quelle cose. In America passano tutti dalle big band swing. Quindi,
se io mi approccio alla chitarra e voglio suonare come Bill Frisell o come Pat Metheny o anche come G-Moll, ma non passo da mesi di studio da 4, suonerò in modo più moderno senza swing, che è una delle peculiarità al negativo di molti chitarristi. Quindi io esorto tutti e mi faccio fare sempre, ma devo dire, una breve scuola di swing, ma in realtà io gliela farei fare, per prima mi dicevi lo studio ideale. Per me lo studio ideale è che per 5 anni uno suoni soltanto in 4 nell'orchestra di Count Basie al posto di Freddie Green. Quello sarebbe ideale. Una volta assimilato quella cosa, poi puoi suonare quello che vuoi, perché puoi suonare figurazioni tipo, non so se posso essere un grande esempio io, perché comunque non è da me vantarmi, però credo che l'accompagnamento debba avere di base quella pulsazione. Quando si suona in questa maniera, cioè con gli accordi, diciamo, suoni a blocco, così come se fossero appunto dei brass, come fanno i pianisti, che anche i pianisti peccano spesso in questa cosa, solo che il pianista non può studiare l'accompagnamento in quattro, anche se c'è qualcuno tipo Dado Moroni, ha imparato a farlo con le corde, non so se l'avete mai visto, Dado è straordinario, che suona come una chitarra con una tecnica particolare in cui stoppa alcuni tasti e c'ha uno swing pazzesco. Quindi non è che il pianista non possa imparare questo modo, però il quattro se lo deve immaginare. Se lo deve immaginare, noi lo possiamo proprio realizzare. Quindi, imparando quel tipo di accompagnamento, sicuramente poi le azioni, che sono infinite, anche lì c'è da copiare. Io poi ho annotato delle figurazioni sul mio libro di teoria, ho scritto un libro di teoria jazz, diciamo, chiamiamola, di improvvisazione e gli armonici. Una paginetta per fare un esempio. Tu ce l'hai? Dovrei averlo, diciamo, sui potenti mezzi. Oh, eccolo. Ti riferisci a questo, Guido? Vediamo. Un attimo. Allora, vediamo se riesco. Allora, ecco, però non vorrei. Sì, perfetto. Queste sono alcune delle figurazioni che ho indicato. Ve le suono, se riesco a leggerle. 1, 2, 3, 4. La seconda è uguale, ma è più stoppata. Anche questi piccoli dettagli non sono da trascurare. La seconda. La terza. Quarta. Eccola, ora la vedo meglio. La sesta, cioè questa è la quinta, ora la sesta. 1, 2, 3, 4. Faccio meglio. 1, 2, 3, 4. Upa, upa. Queste sincopi, queste note. Ah, ce ne sono altre. 1, 2, 3, 4. L'altra, la 8, 1, 2, 3, 4. La 9. La 10. Questa poliritmia 3 più 4 più 5, c'è un anticipo di quarto. La penultima. 1, 2, 3, 4. Colpo in battere e levare. È bello alternare dei battere con i levare. E poi questa sincope composta, questa la si può fare per esempio con una progressione cromatica. Non è solo in battere, ma in levare. 1, 2, 3, 4. Queste un po' sono queste discese fatte a volte dagli strumenti a fiato. Sono degli esempi buttati giù così, ma si tratterebbe come studio di
prendere degli accompagnamenti di chitarristi o pianisti o di big band, scriverli, impararli e poi assimilarli. Ma tutto ciò, se non c'ha la base, la pulsazione dello swing in quattro, può essere letto, studiato, memorizzato, non avrà mai la giusta efficacia, che poi serve a incastrarsi con gli altri musicisti, gli altri accompagnatori soprattutto. Perfetto, Guido. Ti ringrazio per gli spunti, che c'è veramente, grazie per gli esempi musicali soprattutto, che è una cosa che mi piace sempre dell'universo di Leone, proprio il fatto di discutere, di parlare di musica, però sempre avendo dei riferimenti sonori belli corposi, cioè la musica sta innanzitutto qui e poi qui o nelle altre, negli altri modi, diciamo, tra file, scuole, libri e cose. E ci regali un altro pezzo, ti va? Con piacere. Allora, vi faccio sentire ho pensato di suonare I Fall in Love to Easily, che è un'altra ballad di Jules Stein, che è un autore che mi piace particolarmente, e niente, una slow ballad. Sì, giusto per chiarire, abbiamo questa abitudine di definire ballads solo i pezzi lenti, ma tutti noi, anche il più grande jazzista, ti dice ballad per intendere una canzone lenta. In realtà ballads sono le song, possono anche quella che ho fatto prima, che era comunque un po' veloce, lo suono più veloce, rimane comunque una ballad. Ora vi suono una ballad di quelle vere, diciamo, una slow ballad, e ve la suono proprio lenta. Ed è appunto I Fall in Love Too Easily. Thank you.
Yes, grazie maestro, bellissimo. Due domande al volo. Una, ci parli della tua chitarra? Che, cioè, ci è arrivata questa domanda su YouTube, bella Tu hai la mia scritta da chitarra? secca. Sì, che chitarra è? Come lavori sul suono? Vedere? Questa è una Gibson 175 del 1952, comprata a New York. L'ho presa 7-8 anni fa. C'è il P90. Credo sia una originale di unico proprietario, perché quando l'ho ritirata in un negozio di New York era veramente in condizioni pazzesche, cioè ho trovato in questa storia le bustine delle corde sicuramente degli anni 50, le corde totalmente arrugginite, quindi mi sono fatto sto film che sarà stata qualche vedova che magari si è liberata della chitarra che aveva forse in qualche cantatempo, perché veramente ossidata e l'ho fatta ripulire, ma erano veramente delle stupidini. È una chitarra dalla quale non riesco più a staccarmi. Ho delle altre chitarre anche più prestigiose. Ho avuto la Grand, che sarebbe Smith, che ho dato. Cioè, alla fine non c'è paragone. Oltre questa, non riesco veramente a suonarne altre. È la chitarra con cui meglio mi trovo. E la cosa è stato amore a prima vista, perché non è questione di abitudine, questione che appena l'ho imbracciata, ho detto: questa c'ha tutto. Perché ha il giusto attacco, ha il legno che vibra, è leggera. Guarda, la consiglio veramente a chiunque ami un suono abbastanza classico, tradizionale. Poi anche il suono sta nelle mani, non è che ti viene fuori sempre uguale, però si tratta proprio di una simbiosi. Io sento che non faccio fatica a creare un suono. Cioè, io credo che il suono in realtà lo creiamo noi, è vero, però. Lo con più o meno fatica a seconda dello strumento che hai. Cioè, io sono arrivato a questo pensiero, cioè nel senso che a me spesso imbraccio altre chitarre, a volte anche delle sweet body. Io non ne ho nemmeno una sweet body, però mi è capitato di suonare delle Telecaster, Stratocaster. Magari ho regolato un pochino i toni, un pochino l'amplificatore, il tocco è il mio, il plettro è il mio, eccetera. Alla fine qualcuno ha detto: ma il tuo suono è sempre lo stesso. Cosa che ti fa anche rimanere male quando spendi 5.000 euro, 10.000 euro per una chitarra e tu dici alla tua compagna: che ne pensi? C'è uguale all'altra. Allora sei un cretino, un idiota che ha speso dei soldi. In realtà, inutilmente, in realtà, io ho capito questo, che è vero che tiriamo il suono che vogliamo, però il suono deve venire naturale. Allora, se cominci a smanettare troppo sull'amplificatore, l'equalizzatore, non trovi pace con le corde giuste, il pletto cerchi più duro, lo cerchi più mo, non sai se suonare più forte o meno forte, regoli i toni, eccetera, vuol dire che stai faticando per ottenere un suono e magari lo ottieni. Io invece sono proprio della scuola toni aperti. Per esempio, quando usavo chitarre precedentemente, la mia vecchia 175, bellissima degli anni 70, che ho utilizzato tantissimo, però lì tendevo a chiudere i toni, a rendere più scuri, cercavo l'amplificatore con un certo tono. Oggi invece suono con i toni tutti aperti. L'amplificatore ho sempre usato Polyton. Ora mi sono un po' offeso con i Polyton perché più di uno mi ha lasciato in mezzo alla strada, forse perché sono vecchi quelli che uso, perché hanno tutti più di 30 anni. E ho comprato Henriksen, molto bello. Totale, non so, non riuscite a vederlo, è un Ericsson, si chiama Blue Ten e mi trovo benissimo, perché poi ho capito, ho letto che è nato come imitazione del Polyton, ma il bello che l'ho trovato in un tour che ho fatto in Svezia, dove mi sono anche incazzato un po' con gli organi, non è da me incazzarmi, però avevo chiesto un Polyton e mi hanno fatto trovare questo. Io ho detto: ma per favore, volevo il Polyton. Dopodiché, quando l'ho provato, ho detto: cazzo, ma è bellissimo. Poi sono andato a leggere un po' di cose su internet e c'è scritto che in realtà hanno preso proprio il progetto della Polyton. In più però c'è qualcosa di tecnologico, un piccolo tweeter che puoi inserire, c'è un riverbero carino, perché il Polyton ha un riverbero pessimo, ha un bel riverberino che è quello che sto usando, che a me piace, poi per quanto sia un tradizionalista mi piace il riverbero. E niente, quindi questo amplificatore piccolo e più leggero del Polyton. E mi trovo veramente bene. Per quanto riguarda le corde, uso delle Tomozzi da 0,12,
lisce. Sì, e poi i plettri uso questi classici, Gibson Medium, non so se si vede, eccolo. Cacchio, devo fare così. Sì, ci siamo, si vede. Classica i Politon, si comprano con un pacco 10 euro, se ne danno 200. A volte lo vedi anche questa cosa, quando senti l'esigenza di girare il plettro perché vuoi il suono più tondo, sono tutti espedienti che tu alla fine vai a ricercare perché non ti soddisfa il tuo suono. Credo, almeno sono arrivato a questa conclusione, ci sono arrivato a 50 anni, cioè, perché prima io pure consigliavo di girare il plettro, di usare la parte più tonda. In realtà bisogna suonare con i toni aperti perché lo strumento rende di più, però se ti risulta troppo metallico è chiaro che vuol dire che o lo strumento è sbagliato oppure lo devi equalizzare. A me piace andare in registrazione, attaccare, e quello è il suono, deve essere puro. E mi piacciono gli amplificatori che hanno un suono puro. Infatti con Peter Bernstein non eravamo molto d'accordo. Lui ama i Fender Valvoline. Io preferisco questi amplificatori invece totalmente non valvolari, che abbiano un suono neutro, che non mi modifichino il suono della chitarra. E niente, questione di gusti chiaramente. Io non mi trovo molto bene, anche se qualche Fender super mi è anche piaciuto, però vedo che devo sempre smanettare, non sono mai soddisfatto al 100%. Invece mi piace attaccare uno strumento e suonare. E poi sul piano anche professionale, se mi piace sentirmi dire dai fonici e dai miei compagni musicisti: che bello che tu non rompi due a cercare il suono della chitarra, perché i chitarristi sono come i batteristi, quando non trovano il suono della batteria e cominciano a stare due ore a fare il sound check, perché non hanno, poveretti, mai la loro batteria. Invece noi che possiamo avere la nostra chitarra, è giusto che andiamo a trovare lo strumento perfetto. Allora, l'ultimissima domanda, io continuo a ringraziarti degli innumerevoli, proprio, cioè, non c'era bisogno di domande, hai risposto a tutto prima di dover andare a consultare lo screen laterale. Allora, l'ultima domanda, io però proverei ad approfittare un po' della situazione. In che senso? L'ultima domanda riguarda il comping con una voce. Ora, approfitterei della tua locazione per rispondere a questa domanda in musica. E credi si possa fare? Ora, innanzitutto, due minuti vorrei spiegare anche questa cosa. Allora, a me piace suonare, accompagnare in generale. A me piace accompagnare e mi piace accompagnare le cantanti. Innanzitutto perché ti fanno sforzare sulla pressione di età. Questa è una croce un po' per tutti, però grazie alle cantanti ho imparato a suonare gli standard praticamente tutti, in tutte le tonalità. Poi ci sono alcuni particolarmente complessi che è difficile imparare per gradi, per cui si rischia di fare un discorso mnemonico. È giusto che ognuno suoni i brani delle tonalità che vuole, questa è un'altra cosa. Dobbiamo essere sempre fedeli alla tonalità che presupponiamo sia originale, che manco lo è, perché poi in realtà che prendiamo dai vari book o che prendiamo da Miles Davis o da altri musicisti sono casuali, sono scelte da loro, perché le tonalità originali, quelle dei musical, parlo di quelle, non dei brani dei jazzisti, sono le più assurde. Se provate a vedere quelle tonalità, sono in tonalità a volte che noi jazzisti non amiamo, Si maggiore, Mi maggiore, perché sono le tonalità ideali per le orchestre e per i cantanti. Nel dettaglio, tra l'altro, ci siamo adeguati alle tonalità dei trombettisti, dei sassofonisti, ma per esempio prima ho suonato We'll Be Together Again, che io l'ho suonata in sol, perché mi piace suonarla in sol, ma l'originale mi sia, non lo so, Francesco, lo sai qualche tonalità è l'originale? Ricordo, vabbè, mi pare che sia... Hai svelato l'ospite! Non sappiamo, non so se è l'originale, non mi importa. Io la suono in sol, mi piace in sol, mi prende, suona bene, insomma. Allora, qui con i cantanti, tu sei costretto, con le cantanti, perché i cantanti maghi solitamente hanno voce adatta a cantare i brani nelle tonalità degli strumentisti a fiato. I cantanti sono quasi sempre di stanza quarta o di una quinta.
Quindi io insomma mi sono abituato, quindi questa cosa mi piace molto. Poi ho gli esempi pazzeschi. Allora, voi non so se sapete, chi lo sa, che anche qui c'è una storia abbastanza recente, una cosa che sembra quasi buffa, ma il duo chitarra-voce non è una cosa così antica, se lasciamo stare il blues, parliamo degli standard. Pare che il primo brano suonato in duo da una chitarra-voce, Barney Kessel, Curly London, che eseguono quella versione famosa di Cry Me a River. E siamo degli inizi degli anni 50, cioè stiamo parlando di una storia che tutto sommato è recente. E da lì poi è partita questa idea, questa moda quasi di suonare chitarra e voce nel jazz. E poi c'è il duo pazzesco di Joe Pass e della Feral, che è un qualcosa di incredibile. Poi, sempre, diciamola anche sul piano professionale, le cantanti sono tante, i pianoforti acustici sono pochi, per cui una cantante è costretta a scegliere se suonare con un chitarrista o con un pianoforte digitale, suonare anche male a volume altissimo. Quindi ragazzi, imparate a suonare la chitarra, anche se mi toglierete il lavoro, ma non fa nulla. Imparate ad accompagnare bene, imparate anche gli standard in tutte le tonalità. Tra l'altro, suonare un brano in tutte le tonalità serve a te meglio la tonalità che tu prediligi. Perché se io suono un brano solo con una sequenza armonica imparata a memoria, lo suonerò in una maniera meccanica. Se lo suono in tutte le tonalità, vuol dire che ho veramente capito il senso armonico di questo brano, e quindi l'approccio sarà molto, ma molto più libero. Ecco perché poi tutti i grandi musicisti suonavano senza problemi in tutte le tonalità. Quindi questo lo consiglio vivamente. Poi comunque è un fatto di esercizio. Alla fine io fino a una certa età leggevo tutto. Stavo sempre con sto maledetto ebook davanti agli occhi, maledetto e benedetto. Poi sono imposto di suonare quasi sempre concerti, quasi sempre con brani che conosco. Oggi ho una visione di conoscere il brano. Quando mi dico conosci Body and Soul, sì, perché conosco la melodia, conosco il giro armonico e la saprei suonare anche in tutte le tonalità. Mi dici, sai suonare Lush Life? Lush Life la so leggere. È vero, parlo proprio, è un brano che voglio imparare, non lo imparo mai. Allora, per me la so leggere, la conosco, la so canticchiare, ma non la conosco realmente, infatti non la suono mai. G-Moll, con cui ebbi la fortuna di duettare in un'occasione, suonammo un brano suo che io conoscevo e lui fu contento di suonarlo. A un certo punto mi disse, suoniamo un altro brano, e io gli proposi Round Midnight. Mi disse, Round Midnight è un brano in cui non si sa mai quali siano quelle vere. Lui mi disse, io la conosco, ma non so come la conosci tu e se conosciamo le stesse armonie. E non la, poi lui mi disse, dovrei leggere qualche accordo, quindi non la conosco. Non la tu, me la fece una da solo praticamente. Peccato, persi un'altra bella occasione di fare un brano con lui. Però la lezione è questa. Il brano, lo conoscete, se lo sapete, non solo a memoria, ma veramente in maniera approfondita. Quindi meglio conoscerne uno in meno, ma veramente bene. E poi ultima pillola di saggezza, non preoccupatevi se la vostra conoscenza è ridotta. Non dite sempre gli soliti standard, non pensate che alla jam session, se avete suonato lo stesso brano la settimana prima, fate una brutta figura. Tanto chi vi vuole male vi parlerà sempre male di voi. Quindi suonate bene anche lo stesso brano. G-Moll suonava tutta la vita, ve li posso elencare gli standard. Infatti quando abbiamo fatto il tour con Peter Bernstein, noi nel pulmino durante il viaggio dicevamo, ah, stasera potremmo suonare questo brano che suonava G-Moll. Stasera, a parte i pezzi, suonavamo degli standard tipici del suo repertorio. Se io li vado a contare, ma probabilmente sono 20 quelli che veramente suonava sempre. Poi forse li conosceva tutti, ma lui aveva dei brani che lo hanno segnato. Quando pensiamo a Valentine, chi non pensa a Chet Beck? C'è. Eppure c'è un disco dove ci sono solo versioni di My Funny Valentine. Quindi non preoccupiamoci di questo, ma cerchiamo di imparare a fondo i brani veramente bene. Qualcuno aggiunge anche di dover imparare il testo. Questo mi sembra pure, questo è un altro luogo comune che io, G-Moll disse, testo può essere motivo, suggerimento all'espressività, ma non è la cosa, non lo disse su un libro, l'ha detto a me.
direttamente, né alle persone che erano lì. Il testo può essere bello, può essere bello interessante seguirlo, sicuramente dal punto di vista metrico e ritmico nell'esposizione del tema. Il significato può anche essere di stimolo, però la storia ci insegna che a volte le sonorità di un brano, di uno standard, sono state totalmente modificate rispetto al significato del testo. I cantanti invece devono sapere cosa dicono, ovviamente. Non parlo più, è difficile fermarmi. No, è bellissimo. Allora, cioè, io qui vi presento. Cioè, No, sei Guido, tu? Bellissimo. Cioè, non so che dirti. No, non so, sono contentissimo, anche perché veramente ci stai regalando tantissimi spunti. Tra l'altro, se non la quasi totalità di quello di cui hai parlato questa sera rientrano proprio nelle mie idee. Anzi, ti ringrazio che vengano da una persona che, diciamo, ha una storia di divulgazione molto più importante della mia, ed è bello e confortante vedere che tante idee sono condivise. Anzi, ti ringrazio, cioè, non solo per il tempo che ci stai dedicando, ma anche per tutto quello che ci hai regalato questa sera. E io dicevo prima, già che no, io approfitterei e chiederei a Francesca se è lì con te di regalarci un brano in duo. Sarebbe un modo. Eccola! Okay. Benissimo. Ciao! Buonasera! Quale modo migliore? Buonasera a tutti! Ciao, buonasera! Allora, io mi tolgo davanti così riusciamo ad avere un'inquadratura completa. Presentaci, presenta tu, Guido. Vai, Francesca. Un attimo che ci sistemiamo. Eccomi qua, mi stavo sistemando. Allora, vi facciamo ascoltare un brano bellissimo di George Gershwin, che poi è uno standard che mi piace moltissimo. E si intitola But Not For Me, e come diceva Guido prima, questo è uno di quei brani che canto veramente da tantissimo tempo e non mi stanco mai, non mi sono mai stancata di cantarlo, quindi continuo questa mia scelta perché mi piace. Quindi, come faceva la Frigera che aveva i suoi cavalli di battaglia, perché no, questo è il mio cavallo di battaglia, spero. Ciao a tutti. Tonight, I sleep well in my bed, so soft and sweet. When the morning rises up and I heard the birds twitter, I wake up, I begin to smile. And also all my dreams come true when you're near me, darling. They are the ghosts, all day upon arguments. They write in songs of love, but not for me. How lucky stars above, but not for me. We'd love to lead away. Of grey, then any restless play could guarantee I was a fool to fall and get handed away. A whole ass, and also like a day. Although I can dismiss the memory of its keys. I guess he's not, I guess he's not for me. They're writing songs of love, but not for me. Thank you.
Grazie, 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 veramente. Non ho null'altro da dire se non ringraziarti, Guido. È stata una chiacchierata bellissima, ci ha regalato un'infinità di spunti. Grazie, Francesca, dell'ospitata. Quale modo migliore per salutarci? Speriamo di vederci presto dal vivo. Sì. We'll be together again. Ciao. Perfetto. Benissimo, Guido. Ti ringrazio ancora. Ci sentiamo prestissimo. Alla prossima. Okay. Grazie alla a prossima tutti. Intervista. Bene. Grazie, tanto a tutti. Buon proseguimento. Ciao. Invece ringrazio voi di averci seguito, vi ricordo di iscriversi al canale e soprattutto ci vediamo la settimana prossima con un doppio appuntamento, giovedì alle 3:30 e domenica alle 6. Giovedì avremo Daniele Cordisco, ma avremo anche suo padre Nicola, quindi parleremo Nicola e Daniele Cordisco, mentre domenica sarà la volta di un altro chitarrista pugliese, Alberto Parmigiani. Ci vediamo quindi prestissimo, grazie ancora per essere stati con noi, come si dice nelle trasmissioni, quelle vere. Buon proseguimento!